Tutto chiuso per pandemia, ma la criminalità non si ferma. Sono migliaia le aziende del macrolotto pratese attualmente chiuse che rischiano ogni giorno di essere prese di mira dai ladri in cerca di un colpo relativamente facile. Ecco, io mi trovo nel mezzo di una delle tante strade che attraversano il macrolotto di Prato. Come potete vedere non c'è nessuno, non passa nessuno, mentre all'interno delle migliaia di aziende qui presenti ci sono ancora tantissimi macchinari costosi e materiali. La vigilanza armata in questa fase di apparente calma ha il suo bel da fare per scongiurare i furti nelle aziende già profondamente provate dallo stop della produzione. Noi ci eravamo organizzati già da prima, perché qui a Prato era successo già che la comunità cinese già aveva adottato mascherine, già non ci ricevevano più come prima, erano abbastanza tutti ritirati, per cui noi già nella seconda metà di febbraio, capendo che qualcosa stava succedendo, ci eravamo già organizzati per ordinare mascherine, guanti. Altri ci ha consentito, in fase di emergenza, quando è stata dichiarata l'emergenza, di non doverci concentrare alla ricerca di guanti, mascherine che avevamo già in casa, ma tutte le nostre energie si sono concentrate per fare una strategia sul territorio in maniera da poter vigilare gli obiettivi e quindi le aziende dei nostri clienti, non solo di notte quando sono solitamente chiuse, ma anche di giorno, perché a questo punto qui è tutto chiuso notte e giorno. La criminalità alla pausa se la prende sempre molto poco, no, in realtà gli obiettivi sono comunque da presidiare, perché c'è sempre gente interessata a quello che c'è dentro alle aziende chiuse, anzi il fatto che sono chiuse anche di giorno dà una doppia opportunità.